Belle regà, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi vi porto il metodo, ragazzi, per prendere i veicoli del CEO, i veicoli mutati del CEO. Andremo a fare la sostituzione, quindi dovremo già possederli. Allora, requisiti per fare questo glitch: dovremo buggarci al casino. Funziona su tutte le console, sia PS4, sia PS5, sia Xbox One, sia Xbox Series. Ci servirà un amico che ci dona mano e che ci dona anche il veicolo che deve già possedere moddato, ragazzi. Anche lui dovrà avere il COM con il deposito veicoli, ragazzi. Ci servirà il deposito del CEO. Adesso vi spiego anche dove andarlo a recuperare se non lo avete. E qui dallo strip club, raga, sarà la zona di scambio. Come ho detto, ci servirà anche il bunker con il COM e all'interno del COM il deposito veicoli. Quindi a questo punto ci servirà il deposito veicoli del CEO, che lo recuperate da dentro il CEO, dentro la vostra organizzazione. Andate dal computer, raga, e dovete comprare il deposito per l'esportazione veicoli. Così potete anche fare l'esportazione veicoli se siete player che vi piace giocare e fare tutte le varie missioni secondarie, eccetera eccetera eccetera, del gioco. A questo punto, una volta comprato l'esportazione veicoli, prendete quello che volete, è indifferente, possiamo iniziare con il glitch. Per chi gioca da next gen, quindi PS5 e Xbox Series con la nuova versione di gioco, prima di buggarsi, raga, bisogna che per forza vada su schermo. Qua ci sarà scritto la modalità grafica, mettete prestazioni. Una volta messo prestazioni, raga, dovrete uscire dal menu di pausa, farvi un caricamento forzato cambiandovi lo stile, e una volta fatto ciò dovrete rifare menu di pausa, andare di nuovo sulle impostazioni e andare a mettere, raga, su schermo la fedeltà grafica, perché se no il glitch non funziona. Ogni volta prima di buggarvi dovete fare lo switch e fare sempre il caricamento forzato con lo stile. A questo punto entriamo dentro il nostro casino e andiamo all'attico di lusso. Una volta all'interno ci dirigiamo qua dal telefono e gli diciamo a un nostro amico che sta in lobby con noi, o lo stesso amico che ci sta dando il veicolo, comunque che ci aiuta, di avviare una qualsiasi attività. Potete fare come ho fatto io con il telefono, mi sono fatto mandare un braccio di ferro, ragazzi, oppure anche il titano. Quindi partecipate sul vostro amico che sta nell'attività e in questa schermata gli dite di quittare. Quando siete nella prima allerta gli dite di quittare, e poi una volta che l'ho quittato spammate freccia destra e A assieme. Tenete premuto il menu interazione appena vi vedete dentro il casinò e tenete premuto la freccia in alto per buggarvi, ragazzi. A questo punto ci dirigiamo da questa porta per andare giù al casinò. Vedrete che si può aprire, la spingete, cliccate una volta su casinò e non succederà nulla. Adesso cliccate su esci dall'attico di lusso. Saremo fuori dall'attico di lusso, ragazzi, e adesso cosa facciamo? Ci richiamiamo il nostro centro operativo mobile e ci richiamiamo anche il veicolo da sacrificare che sta all'interno del deposito del centro operativo mobile. Se non ce l'avete, raga, potete tranquillamente comprarlo al momento, non succede assolutamente nulla. Quindi a questo punto, una volta che abbiamo chiamato il COM e il veicolo che sta all'interno del COM che sacrificheremo, possiamo rientrare all'interno del casinò, ragazzi. Entriamo nel casinò. A questo punto, una volta che saremo all'interno del casinò, ci dirigiamo dalla reception e una volta che siamo arrivati lì, raga, dovremo fare esci con il velivolo. Io userò il Frogger che è gratis. A questo punto, raga, saremo in OTR. Quindi chiediamo al nostro amico con tanta grazia di portarci un veicolo dei due, quindi o il nostro COM o il veicolo personale. E una volta che abbiamo portato sia il COM sia il veicolo personale al punto scambi, possiamo iniziare.
Quindi a questo punto mettiamo il com in questa posizione, ben al centro della strada, come prendete riferimento, raga, dal solco che c'è dal canale al centro della strada, e il pallino blu del com deve stare nell'intersecazione con il vicolo di destra, ragazzi, come vedete dal video. Quindi a questo punto, una volta che avete posizionato il com in questa maniera, scendete e dovete salire sul veicolo da sacrificare, che dovrebbe stare nel com che ci ha portato il mio amico giù, in questo caso io. Quindi mettete il veicolo da sacrificare in questa posizione, raga, e ci salite sopra. Una volta che siete sopra il veicolo, non dovrete fare niente di speciale, semplicemente controllare che il pallino blu sia lì in quella posizione e poi cliccare freccia a destra. A questo punto si buggerà tutto, ragazzi, e dovremo aspettare circa una decina di secondi che possiamo scendere dal veicolo. Se anche a voi vi si bugga così di brutto che non vedete nulla, potete aprire il menu di pausa, raga. Quando vedete che le attività sono grigie, scendete dal veicolo, oppure quando vedete a sinistra che si zoom alla minimappa, scendete dal veicolo. A questo punto andrete ad avviare un lavoro da titano. Start online, avvia attività, un lavoro da titano. E una volta che siete all'interno del lavoro da titano, non vi resterà altro che quittare l'attività. A questo punto, una volta spawnati, raga, dovremmo richiedere il nostro veicolo da sacrificare, in questo caso la Ruiner, raga. Quindi cosa faccio? La vado a comprare, e una volta che l'ho comprata aspetto che arrivi. Quando arrivi la Ruiner, ragazzi, mando al deposito la LG che abbiamo usato per buggarci, e una volta che abbiamo rimandato al deposito il veicolo che abbiamo usato per buggarci, dovremmo richiedere il veicolo da sacrificare, in questo caso la Ruiner originale che abbiamo appena comprato, o se voi ce l'avevate già la potete richiedere subito. Quindi aprite subito il menu interazione e andate a richiedere la Ruiner. Una volta che avete richiesto la Ruiner, non vi spawnerà qua, raga, perché siamo buggati in OTR, e spawnerà dal casino. Quindi aprite il menu di pausa, controllate che effettivamente la Ruiner sia qui dal casino, e a questo punto cosa facciamo? Saliamo sulla Ruiner e diciamo al nostro amico di entrare nel suo com. Dopodiché ci dovrà invitare dal menu interazione, invita nel com. Accetterete l'allerta e sarete in una schermata nera, raga. Aspettate una decina di secondi sempre, raga, per sicurezza, per dare al tempo di spawnare all'interno del com, e a questo punto poi quittate il gioco, chiudete il gioco e lo riavviate. A questo punto, una volta spawnati, la prima cosa che dobbiamo fare sarà richiedere il nostro centro operativo mobile. Una volta che abbiamo richiesto il centro operativo mobile, raga, andremo a richiedere anche il nostro veicolo personale. Una volta che è arrivato, lo prendiamo e lo inseriamo nel com e accettiamo il messaggio di sostituzione. E in questa maniera avremo già la nostra Ruiner moddata dentro il deposito veicolo del CEO. E quindi sbadabam, raga, avremmo preso e sostituito i veicoli del CEO. Io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, lasciate un commento che è fondamentale per far crescere questo canale e far sì che vada tra i consigliati, e alla prossima, bella raga, sbadabam.